Ciao, sono Chef Nicoletta Matrone, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo uno dei miei comfort food preferiti, zuppa di fagioli con pasta e verdure. Un piatto davvero completo che contiene proteine dei fagioli, carboidrati della pasta e molte vitamine delle verdure. Un piatto che sazia, fa sentire appagati ed è perfetto per l'inverno. Mettiamoci all'opera! Gli ingredienti per realizzarne 4 porzioni sono una carota, un gambo di sedano, mezzo porro tagliati grossolanamente, una patata dolce tagliata a cubotti, una manciata di cime di rapa e una di scarola, 160 g di pasta. Io ho utilizzato quella integrale, ma potete usare quella di farro, senza glutine o quella che preferite. 800 g di fagioli borlotti cotti. Per prepararli io ho messo a bagno, la sera precedente, 320 g di fagioli borlotti secchi. Poi, al mattino, li ho cotti in acqua, in pentola a pressione per circa 50 minuti. Ho aggiunto in cottura un pezzetto di alga kombu, che aiuterà a rendere i legumi molto più digeribili. Ma se preferite, potete acquistare anche dei legumi già pronti in scatola o ancora meglio in barattolo di vetro. Uno spicchio d'aglio, 5 cucchiai di salsa di soia, mezzo bicchiere di vino rosso vegan. Se vuoi una zuppa ancora più leggera, puoi omettere il vino, ma io lo raccomando vivamente perché darà un gusto davvero strepitoso alla nostra pasta. Un pizzico di sale, nel caso fosse necessario aggiustare alla fine. 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un mazzetto di erbe aromatiche, io ho usato timo e rosmarino, ma puoi scegliere le erbe che preferisci. In una pentola capiente scaldiamo l'olio extravergine d'oliva, poi aggiungiamo sedano, carota e porro e facciamo arrostire questi ingredienti per circa 5 minuti. Poi versiamo il vino rosso e lasciamo sfumare. Una volta evaporato, facciamo la stessa cosa con la salsa di soia. L'utilizzo di questi due ingredienti conferirà alla zuppa un sapore davvero pazzesco. Aggiungiamo ora lo spicchio d'aglio. Io l'ho messo intero in modo che insaporisca la zuppa delicatamente. Lo toglierò poi a fine cottura, ma se preferite un sapore più intenso, potete aggiungerlo anche tritato. Aggiungiamo poi la patata dolce e i fagioli borlotti e facciamo insaporire. Versiamo 2 litri di acqua . Giriamo tutto delicatamente e copriamo affinché arrivi a bollore più velocemente . Nel frattempo tagliamo le cime di rapa e la scarola a piccoli pezzi . Trascorsi circa 20-25 minuti di cottura . Aggiungiamo le nostre verdure alla zuppa. Le verdure a foglia verde necessitano di una cottura non troppo lunga per mantenere più integre le loro proprietà. Per questo le ho messe solo alla fine. Ho legato con uno spago da cucina le erbe aromatiche, lasciandolo lungo alla fine. Questo mi permetterà di legarlo al manico della pentola e poi estrarlo con facilità senza scottarmi le dita. Lasciamo il mazzetto di erbe aromatiche in infusione per 5-10 minuti. Questa tecnica da ristorante renderà la zuppa aromatica e delicatamente profumata. A questo punto possiamo buttare la pasta. Una volta cotta aggiungiamo il sale se necessario, pepe se lo gradite. Togliamo le erbe aromatiche ed ora siamo pronti ad impiattare. Ed ecco la nostra zuppa di pasta e fagioli con verdure, ricca, profumata e gustosissima. Provatela, sono sicura che farà impazzire tutta la famiglia. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti va, lasciami un like o un commento per farmi sapere che ne pensi. E se non vuoi perderti i miei prossimi video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti ringrazio di aver trascorso il tuo tempo con me e ricorda che cucinare è un atto d'amore, anche quando lo fai solo per te stesso, quindi fallo sempre col cuore. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, nella mia cucina. Ciao!